Siamo qui con Giordano Martinelli, vicepresidente di Acomea SGR. Nei giorni scorsi si è tenuto il convegno di Ascosim sulla quotazione dei fondi. Quali sono gli spunti che sono emersi da questo convegno? Buongiorno a tutti. Ma sicuramente è stato un convegno interessante. Gli spunti sono stati tutti abbastanza chiari. Io ritengo che ci sia un beneficio generale in termini di capacità professionali, in termini di trasparenza, in termini di chiarezza, perché chiaramente quello che sarà un prodotto quotato in borsa, evidentemente anche per il risparmiatore, rappresenta e può rappresentare una cosa un po' più sicura, una cosa un po' più tranquilla, sicuramente quantomeno più controllata di quanto possa pensare oggi, anche se in realtà oggi le SGR sono già sufficientemente controllate da Consob e Banca d'Italia. Voi avete già presentato domanda per la quotazione dei vostri prodotti? Noi tecnicamente non l'abbiamo ancora presentata perché non possiamo, perché mancano ancora dei dettagli per quanto riguarda i regolamenti che vanno portati in Banca d'Italia e che comprendono all'interno del regolamento la possibilità di quotare i fondi, per cui stiamo aspettando che la Banca d'Italia apra i battenti e ci consenta di consegnare questo regolamento e immediatamente dopo andremo a fare domanda di quotazione dei nostri fondi. Diciamo che siamo pronti. Appena sarà possibile farlo, noi ci auguriamo sia possibile farlo nel prossimo 15-20 giorni, un mese. Io credo che come tutte le cose nuove, poi pronti via, magari ci sarà un po' di entusiasmo, ma poi come tutte le cose, magari ci vuole un periodo di adozione, ci vuole un periodo di, così, di digestione da parte anche degli utenti e capire che queste cose, come funziona, come vanno, ci vorrà anche del tempo per convincere, tra virgolette, gli scettici, no? Quelli che oggi pensano che questo tipo di mossa da parte della borsa possa essere una grossa minaccia per il sistema così come funziona oggi. Qui mi fa sorridere un po' quando si cerca di difendere delle posizioni che comunque secondo me alla fine credo non siano neanche più di tanto minacciate, no? Perché poi l'utente finale è lui che deve decidere se vuole avere o non vuole avere la consulenza. Oggi è tutto abbastanza confuso, l'utente finale non riesce a capire. Secondo me con la borsa ci sarà una possibilità in più per l'utente finale di capire: voglio avere la consulenza? Bene, vado in banca, mi faccio fare la consulenza, dentro nel prezzo del fondo c'è il costo della gestione, il costo della consulenza, oppure vado in borsa, mi compro il fondo per i fatti miei, pago solo il costo della gestione. Poi, se sono in grado di decidere da solo, decido da solo. Se invece voglio avere una consulenza, posso andare da un altro interlocutore, che potrebbe essere ancora una volta la banca, piuttosto che un consulente indipendente, e pago una fee di consulenza per farmi consigliare su quale fondo andare a investire. Peraltro è la stessa identica cosa che potrei fare pagando qualcuno per farmi scegliere quali titoli comprare, che tipo di asset allocation fare e via dicendo. Per cui, in questo modo, diciamo, si crea un meccanismo più aperto, più chiaro e dove un utente riesce a capire per che cosa sta spendendo i suoi soldi ed è in grado alla fine anche di giudicare meglio se vale la pena o se non vale la pena spenderli. Io credo che alla fine quelli che possono essere minacciati e che devono aver paura di questa cosa sono quelli che oggi non fanno il loro lavoro. Cioè, quelli che oggi vivono su rendite di posizione perché hanno venduto un fondo 5 anni fa a un cliente e per 5 anni hanno fatto poco o niente, anche se a livello di MiFID non possono farlo, però magari non continuano a seguire il cliente, a quel punto quel tipo di atteggiamento sicuramente è un atteggiamento che verrà smascherato da una situazione di questo genere. Quelli, secondo me, sono quelli che potrebbero e dovrebbero, secondo me, aver paura. Ma anche questo sarà un miglioramento del sistema. Grazie. Grazie a voi.